Voice Town, dove le pagine prendono vita dalla voce dei loro autori. A Voice Town, oggi, ascoltiamo la voce di Luciana Boccardi, decana del giornalismo di moda, che a 88 anni ha esordito nella narrativa con La signorina Crovato, un memoir in cui racconta le complicate vicende della sua famiglia alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Succede sempre a chi non è abituato alle scarpe di considerarle una tortura, un'imposizione, una ingiustizia. Abituata a stare nei campi a piedi nudi, scalpitavo, seduta sulla tavola di marmo della cucina, mentre mia mamma e la nonna, che ormai si può dire viveva in casa nostra per aiutarci dopo la disgrazia, cercavano di infilarmi le scarpe per andare a scuola. Primo giorno delle elementari, anno 1938. Stavo per compiere 6 anni. Ero appena tornata dalla campagna, dove mi avevano mandato quando era accaduta la disgrazia, e dove ero rimasta molto a lungo senza quasi mai vedere nessuno della mia famiglia, che pensavo mi avesse abbandonata. In quella casa veneziana, dove mi avevano riportato dopo più di 2 anni di lontananza, respiravo amore. Tutto l'amore possibile da quei genitori travolti da vicende drammatiche, ma all'improvviso ritrovati, dopo quella pausa che aveva interrotto bruscamente la nostra vita insieme. Io continuavo a guardarli perché erano diversi. Il viso del papà trasformato, cancellato dalle cicatrici lasciate dal fuoco, e al posto degli occhi 2 buchi inquietanti, protetti da un paio di occhiali dalle lenti smerigliate che nascondevano a malapena quei fori inesorabili. Nel ricordo vivissimo dell'ultima sera che avevo trascorso con lui a Venezia, c'erano i suoi occhi neri, bellissimi e fieri, che mi minacciavano amorevolmente poiché mi ritraevo schizzinosa dal cucchiaio di minestra che lui insisteva con affetto a portarmi alla bocca. 2 occhi che quando ti puntavano ottenevano obbedienza senza fatica. Non sapevo allora che li stavo guardando per l'ultima volta. Aveva continuato fino all'ultima cucchiaiata e poi, esortato dalla mamma a non far tardi, mi aveva abbracciato. Avevo 3 anni e mezzo. Ero a letto per un'influenza che mi consentiva di usare il letto matrimoniale e anche la mamma era febbricitante. Papà si infilò il cappotto e ci salutò con l'energia e l'allegria di sempre. Poi, dopo avermi dato lo sciroppo, la mamma si mise nel lettone accanto a me. Quello che accadde in seguito segnò per sempre la vita della mia famiglia e la mia. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.